Sperimentare interventi in materia di politiche giovanili e valorizzare strategie e politiche coordinate a favore degli stessi giovani, coinvolgendo istituzioni e l'associazionismo nell'ottica della sostenibilità ambientale e del digitale. Questo è l'obiettivo del progetto Insieme per il Futuro, in ricordo di Michela Sau, il cui evento conclusivo è stato ospitato presso il Salone di Rappresentanza della provincia di Frosinone. Il progetto è stato ideato e realizzato dall'azienda speciale Frosinone Formazione e Lavoro. Il piano Next Generation dell'Unione Europea, che porta centinaia di miliardi su questi due argomenti fondamentali, che sono appunto il passaggio verso una vita ecologicamente sostenibile e il passaggio verso il digitale, è il futuro di questi ragazzi, e quindi la provincia ha utilizzato un fondo dell'Unione delle Province Italiane per portare avanti questo progetto, creare un sito su cui confluiranno dei materiali sull'ambiente, per dare ai nostri ragazzi la sensazione del cambiamento e per fargli capire che devono cavalcare questo cambiamento verde e questo cambiamento digitale. Già il nome Insieme per il Futuro è un nome bello, che riguarda sia la capacità di guardare all'agricoltura come elemento primario del nostro paese e delle attività che noi facciamo, ma guardare soprattutto al futuro in chiave ambientale, un progetto che si basa sulla conoscenza. Il progetto è intitolato alla memoria della dottoressa Michela Sau, responsabile del Servizio Civile e Cooperazione Internazionale della provincia di Frosinone, prematuramente scomparsa nel gennaio 2021. È stata la stessa dottoressa la prima a gettare le basi per promuovere un'azione di educazione ambientale fra le giovani generazioni del territorio. Questa mattina accogliamo i protagonisti di questo progetto e anche le scuole del nostro territorio a conclusione di questa bellissima progettualità e soprattutto il ricordo di una persona speciale come Michela Sau, una dipendente di questa amministrazione che molto si è spesa negli anni fino purtroppo agli ultimi giorni della sua esistenza per coinvolgere i giovani in progetti importanti, ambiziosi e di prospettiva come quello di quest'oggi. Questo va nel solco delle azioni messe in campo dall'amministrazione provinciale negli ultimi tempi, grandissima attenzione attraverso risorse importanti per il bando della raccolta differenziata, attraverso l'apertura dello sportello ambiente, supporto delle amministrazioni locali e soprattutto anche attraverso il grandissimo lavoro che sta facendo l'amministrazione provinciale per efficientare gli edifici scolastici e gli edifici di proprietà.